cinematograficamente hai tante anime, perché ho già viste molte, ne scopriremo ancora altre, quali ancora non ci vediamo vedere. Non lo so, normalmente poi scopro anch'io di avere un'anima nel momento in cui mi propongono una storia, per cui adesso vediamo, se mi proporranno una storia che chiederà di avere un altro tipo di anima, probabilmente scoprirò anch'io di averla, non me lo penso prima. È come quando leggi un libro, non è che dici, sai, so esattamente che mi piacerà e che cosa tirerà fuori. È un'esperienza anche per me, ti ringrazio del complimento, spero che mi capiti, come è successo fino adesso, di poter tirare fuori cose diverse. Infine Pier Francesco, primo red carpet dell'anno, che anno prevedi per te e film anche che andrai a vedere, perché è utile vedere anche i colleghi. Io cinema ne vedo quanto più posso, per cui tutto quello che uscirà quest'anno cercherò di vederlo. Che anno prevedo non lo so, spero che sia un anno importante, nel senso qualsiasi sia il segno, cioè che comunque vengo da 3 anni molto importanti, spero che quest'anno lo sia a modo suo, nello stesso modo, non per forza di quantitativamente ma qualitativamente, piuttosto che comunque di soddisfazione. Ci sarà sempre da lavorare ed è un bene, insomma, una bella cosa, per cui mi auguro di rimanere nella scia dell'onestà del lavoro fatto fino adesso. Grazie a te. Allora, facciamo un commento sul Golden Boy del cinema italiano, visto che Buccino adesso sta facendo veramente... Grande, grandissimo, sono molto felice per lui. Tu non hai mai lavorato con lui? No. Ma ti ci vedresti, potresti avere secondo te una parte in uno dei suoi film avendo no, visto... No, non posso deciderlo io, non è carino dire. Mi augurerei moltissimo di poter lavorare con lui, perché no? Ma stiamo scherzando, cioè sarebbe un'opportunità... grande, ma non solo, perché questo lo penso già da quando Buccino ancora viveva, lavorava e stava molto più in Italia. Adesso ha spiccato il volo anche all'estero e è buon per lui, voglio dire, ma la mia stima per lui è dai tempi di Ecco Fatto, il film che io ho amato più di tutti, i suoi film in particolare, perché mi era piaciuto molto. Benvenuto Beppe, 7 anni è un film, una grande storia d'amore, tu come stai messo? Onestamente nella tua filmografia ci sono tanti ruoli drammatici, meno storie d'amore, pochi ruoli romantici in definitiva. Sì, no, ci sono molte storie d'amore nei miei film, quasi tutte hanno sempre raccontato una storia di eroi che hanno anche avuto storie d'amore, insomma. Come sfondo, però una grande storia d'amore, proprio alla Romeo e Giulietta, una tragedia greca come questa, ti manca. Proprio così forse mi manca, così di questo spessore, però magari arriverà, perché no? Sì, c'è tempo. A proposito di filmografia, tra i film di Gabriele, quale sceglieresti? Escluso questo che ovviamente devi ancora vederlo. Guarda, io vado dritto su Ecco Fatto, non so se era il suo primo film o uno dei primi film di... è stato il suo primo film, mi suggeriscono, sì, Ecco Fatto. Ben trovato. Ti vedremo in questi giorni in TV stasera. Non credere che proprio stasera che c'è il mio film su Canale 5, al quale tengo tanto, c'è la prima di Gabriele, però non puoi raccontare. Di cosa? Di... Ah, di quello che va in onda stasera, è una commedia romantica ed è una storia d'amore molto molto sofferta, molto conflittuale, tra una giovane Cenerentola contemporanea, non le prese con una mamma e una suocera di troppo. Esatto, una mamma e una suocera di troppo che teoricamente sono necessarie, poi quando debordano diciamo possono anche mostrare i lati peggiori, e però poi in realtà questo loro modo di strafare tornerà utile anche per noi figli, e quindi insomma alla fine l'amore trionferà come dovrebbe essere sempre. Una curiosità, come sei cambiata dai tuoi esordi? Sembra che la tua ironia sia rimasta invariata, per il resto che cosa ci puoi dire? Per il resto dunque io sono molto più alta di prima, ma proprio molto, anche le tette più grandi, e la mia ironia io spero che non mi abbandoni mai, perché altrimenti sarei costretta al suicidio, perché sono una che ha un senso tragicissimo dell'esistenza, quindi in realtà l'ironia mi serve a non ammazzarmi, ecco. Puoi dirci di qualcosa di Muccino, come lavora sul set, visto che tu hai avuto modo di incontrarlo? Io ho avuto modo e per fortuna sto per riavere modo, perché faremo ancora un altro film insieme,
Gabriele è pancia pura, cioè è un regista che lavora di pancia e che quindi chiede la pancia degli attori, intendo naturalmente le viscere, le emozioni vere, i sentimenti scandagliati fino alla fine, e si mette in gioco tantissimo, e quindi per un attore è veramente pane per i suoi denti potersi mettere in gioco fino in fondo. Proprio da come dall'azione tu capisci che non c'è da scherzare. Ok, grazie mille. Prego, ciao. Ci racconti una curiosità, sappiamo che sei nato stilisticamente in Cina, puoi dirci in che modo? Stilisticamente bene, sì, in effetti ho fatto dei film d'arti marziali, quindi per forza sono nato in Cina e così, insomma, una via abbastanza inusuale per arrivare poi qui a parlare con te, quindi insomma, però piacevole. Come ci si sente ad essere un sex symbol? Guarda, non ne ho la più pallida idea in realtà, cioè sono cose che, boh, diciamo che la prendo così come viene. Sei molto modesto. Grazie. Bentrovato Giorgio, avete iniziato insieme con Gabriele, avresti mai immaginato questa grande escalation internazionale? Beh, immaginarla no, però immaginavo sicuramente una carriera brillante per Gabriele, perché non è per modestia, ma veramente il talento traspariva anche da un'opera molto piccola come Ecco Fatto, quindi ne ero sicuro, ne ero convinto e sono veramente felice, perché poi Gabriele, oltre ad essere una persona che stimo molto, è anche un amico, quindi sono felicissimo per lui, per la carriera che sta facendo, se la merita, l'ha voluta, l'ha desiderata con caparbietà e soprattutto con talento, quindi ben venga, ogni tanto è giusto che avvengano queste cose, ecco. Già da allora era un regista di pancia, di grande passionalità, come ci ha raccontato Rosario Dawson. Ed è assolutamente rimasto tale, quindi questo è un buonissimo segno per continuare una carriera brillante. Certo, vi ha mollato qui, lui è andato a Hollywood, a parte ritornerà, ma insomma siete sempre in tempo per raggiungerlo. Sì, ma no, voglio dire, l'essere orfani di Gabriele... Abbiamo tutta la vita davanti e poi comunque con Gabriele è un insomma, non è vero che ci siamo solo, è una distanza veramente abbastanza limitata, perché in realtà noi tutti, chi le persone che vogliono bene, lo stiamo sostenendo da anni, quindi non è così distante, è sempre comunque vicino, o noi vicino a lui. Fine, ritornare a lavorare insieme, Baciami Ancora, già molto atteso, una grande reunion, farà piacere anche a tutti. Non so come andrà a finire, non so se è una gita scolastica o cosa. No, speriamo bene, speriamo che avvenga. Va bene. Ciao, grazie. Domanda, quale difficoltà hai trovato dal punto di vista della regia in questo film? Molte, la struttura era molto complessa, molto ambiziosa, bisognava tenere all'oscuro di tutto il pubblico per grande parte della storia e allo stesso tempo anche agganciare il pubblico e non farlo annoiare o scollare, per cui in realtà la regia era molto molto ambiziosa. Beh, hai dato prova comunque di aver superato un grande esame, ma tu quando hai rivisto il film che voto ti sei dato? Non so, io voti non me li do, i voti me li do, se me li do dopo un po' di tempo, dopo almeno uno o due film successivi, allora guardi indietro e forse riesci a capire cosa hai fatto. Sembra che tra te e Will Smith sia nata una bella amicizia, ti piacerebbe creare una coppia fissa del cinema come, non lo so, ad esempio può essere Oltreoceano, Johnny Depp e Tim Burton? Sì, mi piacerebbe, forse lo stiamo facendo senza saperlo, sì, mi piacerebbe molto. Come mai, com'è nata l'idea di realizzare questo film così complesso, così emozionante? È nata dal fatto che era una sfida quasi impossibile e mi avrebbe messo in una condizione di difficoltà che in qualche modo inseguivo per essere capace di crescere e di misurarmi come stesso. Avevo paura della ripetitività e quindi anche della noia e questo film ha fatto tutto tranne che annoiarmi. E un'altra domanda, com'è lavorare a Hollywood? È complesso, bisogna essere diplomatici, usare un po' di politica, essere anche un po' furbi e forse anche supportati come io lo sono stato da una grande movie star per portare avanti la propria visione e fare un film proprio. Ok, grazie mille.